Paliaci, paliaci, qua è Megozzo e bentornati, benvenuti su questo nuovo video sul mio canale con il nostro nuovo Cristiano Ronaldo. Nello scorso video, ragazzi, abbiamo fatto la presentazione ufficiale. Oggi Ronaldo farà il suo primo allenamento vero con la Juventus, quindi diciamo ci saranno tanti giocatori della Juve, ci saranno tanti fan che lo verranno a vedere. Insomma, come dissi anche nello scorso video, ora che Ronaldo, ragazzi, è venuto in Italia e quindi le cose cambiano, cambierà di molto anche la serie. La serie rimane quella della vita reale da calciatore, che potrebbe essere mista alla GTA 5 in modo italiana con Fedez e Chiara Ferragni, dato che Ronaldo era in Italia, la GTA 5 in modo italiano è basata sull'Italia, quindi ci potrebbero essere gli incontri, ci saranno sicuramente. Siccome adesso, come vi ho detto, cambia tutto, io ci tengo che voi mi scrivete nei commenti, magari mi dite: Omega, guarda, voglio che succeda questo, voglio che succeda quell'altro, ai commenti più spolliciati, no? Come sempre, quindi andate giù a leggere spolliciati, i commenti più spolliciati, ragazzi, li prendo in considerazione e magari li possiamo anche fare su GTA. Per cui, ragazzi, mi raccomando, un like al video, iscrivetevi al canale e non dimenticate di guardare il video fino alla fine, perché è il primo allenamento vero di Ronaldo con la Juventus. Siamo ancora tutti molto contenti, io ancora non ci credo che Ronaldo sta venendo in Italia. Per cui vi ricordo che a fine video, ragazzi, tra l'altro saluto 5 di voi su Instagram, quindi mi raccomando, ricordatevi, cerchiate chiocciola Real Anthony qui in descrizione, mettimi a cercare, così io e Ronaldo vi possiamo salutare. È una bellissima giornata, il sole splende, pompa nel cielo, sono esattamente le 9, erano le 9, sì, le 9.04, le 4 minuti. E oggi è, diciamo, la mia presentazione ufficiale per come riguarda, diciamo, il calciatore. Cioè faremo l'allenamento, il primo allenamento ufficiale, ci saranno molti fotografi, ci saranno molti fan, farò le visite mediche, perché sapete che Ronaldo, ragazzi, lunedì arriverà in Italia, farà le visite mediche, farà il suo primo allenamento e quindi lo faremo, ragazzi, anche noi. Per cui nel borsone qui dietro porto tutto il necessario, mi hanno finalmente dato la maglia della Juventus, sebbene ancora la stagione non sia iniziata, ragazzi, è ancora un prototipo di maglia che ancora anch'io stesso sto migliorando su GTA, per cui diciamo meglio di niente sicuramente è. Ronaldo Junior, piuttosto, ragazzi, mi ha pregato, mi ha detto di venire insieme, cioè mi ha detto: papà, ti prego, fammi venire insieme a te agli allenamenti. Io gli ho detto: Ronaldo Junior, guarda, se vuoi venire puoi venire, però meno male che adesso non è a scuola. Però gli ho detto: guarda, Ronaldo Junior, quando è la scuola devi comunque andare a scuola, perché la scuola è importante, verrà il professore privato a casa e gli darà le lezioni private. Più di così Ronaldo Junior non posso fare, quindi mi raccomando. Io spero siate tutti gasati, ragazzi, perché siamo per iniziare il primo allenamento ufficiale di Ronaldo con la Juventus. Like se siete della Juventus, like a prescindere se vi piace il video, iscrivetevi, mi raccomando, e non dovete perdere i prossimi video con Ronaldo. Allora, bando alle ciance, in onore dei vecchi tempi, io direi mi sono alzato prestissimo, ragazzi. Tra l'altro devo anche richiamare per far ritornare le guardie. Però va bene. Dai, Ronaldo Junior, prendiamo la Lamborghini Supreme, che è sempre l'auto più bomba di sempre. Sapete, ragazzi, quello che ancora mi chiedo personalmente e anche non è se la serie vi sta piacendo. Nel senso, adesso che Ronaldo è passato alla Juve, ragazzi, ci saranno, diciamo, c'è una rivoluzione in questa fantastica serie che dura da un anno. Quindi mi raccomando, ragazzi, supportatela più che potete con i mi piace e i commenti, perché io ci tengo veramente. Cioè, voi se volete vedermi felice, mi basta che mettete mi piace al video e commentate in tanti, scrivendomi magari: bel video, Omega, potresti fare quello, ora che Ronaldo alla Juventus sono contento, si potrebbero fare tante cose. Quindi, ragazzi, il vostro parere è sempre importante, per cui fatemelo sapere, perché io ci tengo veramente tanto. Ok, ragazzi, venire qui alle 9:30 del mattino implica manco una macchina parcheggiata, perché solitamente qui c'è il bordello, no? Perché la gente viene al mare in macchina, no? Però stranamente oggi, di sabato, ragazzi, sì che la maggior parte delle persone vengono a piedi, perché abitano tutti praticamente qui sulla costa. Beh, comunque noi abbiamo un allenamento da fare. Dai, Ronaldo Junior. Aldo, mi chiedo perché abbia ancora la felpa con questo caldo, e mi chiedo anche perché l'abbia Ronaldo Junior, tra l'altro. Ok, ragazzi, eccoci arrivati allo stadio. Allora, come prima cosa, fatemi andare a cambiare, perché ci sono i dottori che ci aspettano per la visita medica. Tra un po' arriverà la stampa, arriveranno molti fan, perché comunque l'allenamento, sapete, è aperto, il primo ufficiale, quindi diciamo che qualche eccezione gli agnelli ce l'hanno fatta fare. Ci sarà anche Mister Allegri, immagino, qualche altro
Non so, vabbè, raga, non so chi sia, non so chi sia. Fatemi andare a cambiare, aspetto, io qua. Fatemi andare a cambiare e vediamo chi c'è. Bang, ragazzi! Ma lo riconoscete? Lo riconoscete? È proprio lui! Col numero 7, Cristiano Ronaldo! È stupendo, come già detto, è ancora un prototipo, però è stupendo. Guardate, lo faccio vedere dall'alto al basso. Si è buggato, ragazzi. GTA si è ufficialmente buggato. Sta uscendo degli errori strani. Oh mio Dio, il gioco non accetta che Ronaldo sia andato alla Juventus. Bene, ragazzi, come possiamo notare, al centro ci sono già alcuni della Juventus con cui potremmo allenarci. Qui ci sono i dirigenti del Madrid, dice Agnelli, c'è Ronaldo Junior. Non so chi sia quella signora, boh, sarà la moglie di qualcuno. Comunque, signori, potete chiamare i dottori, la stampa, tutto, io sono pronto. Ragazzi, CR7 è pronto per il suo primo allenamento da Juventino. Pazzo, ci sta. E soprattutto datemi da bere, sennò le visite mediche non le passo manco per il fischietto. Ragazzi, le visite mediche sono iniziate, sono arrivati anche i fotografi, ovviamente faremo tutto quanto alla luce del sole. Allora, ci sono qui i dottori, come vedete ci sono tutti quanti. Allora, c'è il primo dottore che, ragazzi, mi sta facendo un botto di domande, mi sta dicendo se mi drogo, se fumo, se bevo, perché per lui sembra essere tutto a posto, ragazzi. Infatti mi stanno facendo le solite domande, mi hanno dato per fortuna qualcosa da bere, giusto per poter compensare perché stavo deidratato, no? Poi c'è il secondo dottore che sta analizzando i dati che gli ha dato il primo dottore, e c'è il terzo che sembra quello più tranquillo, che non mi sta scassando l'anima. Ragazzi, le visite mediche sono sempre una rottura di balle, sinceramente. E la rottura di balle in più sono i fotografi che si mettono a fotografare me che parlo con i dottori. Vabbè. Poi lì ci sono un botto di fan, come potete vedere, che sono venuti a trovarmi, ragazzi. Per cui, ragazzi, dottori, se abbiamo finito, io inizierei l'allenamento, anche perché sono venuti molti a vederlo. E è tutto a posto, signor dottore del centro? Signor dottore del centro? Scusi, dottore al centro, è tutto a posto? Chissà se è tutto a posto, ragazzi. Beh, penso di sì, non fumo, non bevo, faccio una dieta ferrea tostissima per essere un bomber. Per cui dovrebbe essere tutto a posto. Tra l'altro lì hanno messo già i coni per l'allenamento, quindi... Ragazzi, il terzo dottore, che è anche il dottore che ha analizzato tutto, mi sta dicendo che non c'è nessun problema, siamo in ottima forma fisica, abbiamo superato le visite mediche senza alcun problema, e dice che possiamo iniziare gli allenamenti anche strafando, perché comunque, ragazzi, chi è che ha il fisico come quello di Ronaldo? Va bene, allora ci siamo, fotografi, stampa, ci siete tutti, io inizio l'allenamento. Iniziamo, va, andiamo a salutare i primi compagni, salutiamo i compagni, che è la cosa più importante. Ciao raga, ciao Quadrato. Ma chi è? Quadrato, Dybala, c'è Higuain e c'è Chiellini. Va bene, povero Buffon non c'è più, peccato. Ok ragazzi, stiamo facendo un riscaldamento rapido, mentre dietro, vabbè, non lo vedete, ci sono fotografi e tutto. Allora, come prima cosa, guardate, siamo veramente in tanti, sono venuti a vedere il nostro allenamento. Stiamo facendo il riscaldamento con gli altri, ma dopo, ragazzi, sarà ovviamente dedicata l'intera sessione di allenamento a me, perché è il primo giorno di benvenuto e quindi anche il primo giorno di allenamento ufficiale di Ronaldo. Per cui, da un lato, mi sembra non obbligatorio ma quasi doveroso, ragazzi, dedicargli almeno un giorno, dato che è il miglior giocatore con più potenzialità al mondo, il giocatore più bravo al mondo, quindi penso comunque se ve lo possa meritare. Va bene, allora forse mi servirà Chiellini per questo allenamento. Chiellini, che dici? Vieni insieme a me? Dai, ci sta, dai. Ragazzi, Ronaldo sta spiegando che faremo un po' di dribbling, un po' di corsa, e cercheremo di scavalcare Chiellini per poi fare un tiro in porta alto, e quindi non raso terra, classico, facile. Quindi sta pregando a tutti i signori della stampa e fan di contenersi e comunque di fare più foto possibili, perché noi siamo qui a disposizione per la stampa, per i fan e soprattutto per la Juventus, per la società, per cercare di fare un'ottima impressione e anche un ottimo allenamento. Bene, direi che possiamo iniziare, siamo tutti pronti, ora! Direi che possiamo iniziare con qualche dribbling, un cono sì, un cono no, qualcuno sì. Vai Ronaldo, fai vedere a tutti le tue potenzialità, scavalca di Chiellini! Oh, va bene, sì signori, signori, questa era un semplice dribbling secco a Chiellini, anche se secco non era tanto, però ragazzi, devo un po' riprendermi, sì, devo un po' riprendermi dalle vacanze che ho preso. Bene, signore e signori, non perdetevi questo mega dribbling con triplo cono e con doppio dribbling secco micidiale di CR7 con doppio tiro in gol. Attenzione, proprio lui, Ronaldo! CR7, colpo segreto! Ok, sono spaccato la testa, tipo, Ronaldo, tutto bene? Non fare più ste cazzate perché rischi il culo. Signori, questo è CR7, il grande, il mitico, l'uno,
Insomma, sono cazzuto, porca miseria. Ha fatto un gol della Matosca e ha fatto un dribbling che è proprio Higuain, levati. Senza offesa per Higuain. Adesso vedrete una delle mie fantomatiche punizioni. Ho chiesto ai miei compagni di squadra gentilmente di mettersi qui. Questa è l'ultima dell'allenamento, quindi non perdetevi questa punizione e mettetela in prima pagina in ogni quotidiano sportivo del mondo. Forse dovrei far pulire il campo dal mio sangue che ho perso dalla testa per fare il colpo segreto come esultanza, però vabbè. Allora, siamo pronti ragazzi, tranquilli, voi quattro la palla manco la vedrete. Facciamola passare sopra di Dybala e Cuadrado, direi che è perfetto. Sei pronto Ronaldo? 3, 2, 1, vai, calcio la dritta in porta! Uno, due, tre, quattro, cinque. No, forse siamo troppo lontani ragazzi. Dobbiamo contare 5 passi esattamente da loro, quindi. Ok signori, dopo aver sistemato la barriera è l'ora della punizione. Facciamola passare esattamente tra Dybala e Higuain. Quindi deve andare lì nell'angolino. Ok, siamo pronti, vai, facciamolo. Bam! Dritta in buca. E la palla ragazzi, rete, rete di Ronaldo. Mamma mia, che cosa ho fatto? Che punizione stratosferica. Aia, ok, forse mi sono fatto male. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto vedere alla stampa mondiale, ai nostri fan, scatto, doppio passo, dribbling secco sui difensori, punizione, direi che come primo allenamento ci sta. Bene ragazzi, mentre Ronaldo sta flexando come un malato per far vedere i suoi bicipiti e la sua potenza, io spero che vi sia piaciuto, quindi nel caso un bel mi piace per il primo allenamento ufficiale di CR7 alla Juve, commentone con magari quello che vorreste vedere nei prossimi video, perché come vi ho detto vi ascolto. Iscrivetevi al canale per non perdere assolutissimamente i prossimi video, perché adesso la serie ragazzi cambia tutta, ora che Ronaldo è alla Juve. E come promesso saluto le ultime notifiche di Instagram, per cui voglio salutare Ale Comit, Christian Matr 11, Gabrillan 73, Giuseppe Dybala e Luca Piccicuto. Questi ragazzi sono i 5 bomber di oggi che io e Ronaldo abbiamo salutato. Se anche voi avete essere salutati dal mistico CR7 ragazzi, mi raccomando, il mio Instagram lo trovate in descrizione, basta cercare @realentoni, venitemi a seguire, così io e Ronaldo ragazzi possiamo venirmi a seguire. Ma guardate, non siamo uguali, sono che non ho la maglia della Juve in questo momento. Vabbè, comunque ragazzi, grazie a tutti per la visione, spero il video vi sia piaciuto, non dimenticate di spolliciare e iscrivervi. Qua è Ronaldo che flexa con la stampa mondiale e i suoi fan. Oh my god ragazzi, e ci becchiamo tutti quanti ad un prossimo video. Ciao!